Il cicloclub Vasto, con il patrocinio del Comune di Vasto ed in collaborazione di altre associazioni ciclistiche amiche come Velo Club Ortona, Team Audax Vasto, Vastese in Bike ed Abruzzo in Bike, dopo il rinvio il mese scorso della manifestazione inizialmente inserita nel calendario degli eventi cittadini di Aspettando il Giro, ha organizzato domenica il cicloraduno Primo Trofeo Avis Vasto. La manifestazione era prova valida per il campionato regionale di cicloturistico della FCI ed è stata effettuata a un giorno dalla giornata mondiale del donatore di sangue. Il ritrovo dei partecipanti è stato fissato presso il parcheggio del fotovoltaico di Via dei Conti Ricci di Vasto alle ore 7:45. Il gruppo, dopo la partenza, ha dovuto effettuare un percorso di circa 60 km tra le vie di Vasto, Cupello, Pollutri, Scerni e Monte Odorisio. Il ritorno è stato per le 12:30 a seguire un bellissimo e gustosissimo pasta party. Nelle cicloturistiche si premiano di solito le società partecipanti con più iscritti, il Ciclo Club Vasto però con 41 iscritti, essendo la società organizzatrice, ha ritenuto doveroso mettersi fuori graduatoria, pertanto vincitrice del primo trofeo Avis Vasto è risultata la ciclistica Valle del Trigno con 20 iscritti, premiata poi dal presidente dell'Avis Antonio Pietroniro. Secondo classificato il Velo Club San Salvo, premiato dall'assessore del comune di Vasto Gino Marcello. Terzo, Montevero Bike, premiata dal vicepresidente del Ciclo Club Vasto Luigi Salvatorelli. Sono stati inoltre premiati il gruppo che è arrivato da più lontano, come Castel di Sangro, e tre ciclisti meno giovani, tra virgolette, e l'unica donna del gruppo che ha completato l'intero percorso. Finalmente oggi il tempo è clemente, abbiamo una bellissima giornata, quindi potremo pedalare tranquillamente tra le colline vastesi. Il gruppo è abbastanza numeroso. Questa manifestazione rientrava nel calendario degli eventi Aspettando il Giro. In realtà oggi sarà Ricordando il Giro, perché proprio un mese fa è partito da Vasto la tappa del Giro d'Italia Vasto-L'Aquila. Anche quella è stata una giornata, diciamo, memorabile per la nostra città. Oggi sarà ulteriormente, avremo un'altra occasione per ricordare con orgoglio questa manifestazione, perché cade in concomitanza quasi della giornata mondiale del donatore di sangue. Sapete tutti che l'Avis collabora ormai da 3 anni con la nostra associazione ciclistica. Io mi piace parlare di un binomio vincente, sport, solidarietà. Impegnati sia l'Avis che il Cicloclub Vasto a sensibilizzare la donazione del sangue. Voglio anche ricordare che questa manifestazione ciclistica è gara valevole per il campionato regionale cicloturismo della Federazione Ciclistica Italiana. Oltre all'Avis devo ringraziare assolutamente l'amministrazione comunale di Vasto, in primis l'assessorato allo sport e la Polizia Municipale, con il comandante Del Moro, per l'attenzione e la collaborazione che hanno dato per questo evento. Adesso passo la parola al presidente dell'Avis Vasto, signor Antonio Pietroniro, che ci saluterà. Sì, per noi è un orgoglio far parte di dare collaborazione con il cicloclub. Come ha detto il dottor Spadaccini, oramai sono 3 anni che collaboriamo insieme. Si lavora, diamo una mano come possibile, quando è possibile. Logicamente l'Avis è un'associazione di volontariato volta a promuovere e a promulgare la donazione del sangue e quindi la vita sana della cittadinanza. La cosa importante che volevo ricordare e aiutateci ad aiutare, perché il sangue è l'unica o una delle pochissime cose che non si può riprodurre artificialmente. Oggi siamo qui in questa bella manifestazione e aspettiamo con ansia che parte, e l'abbiamo per questo insieme al dottor Spadaccini è stato intitolato il primo trofeo Avis. Speriamo che negli anni continuiamo ad arrivare ancora molto più lontano. Siamo qui in diretta, per intervistare qualche partecipante al primo trofeo Avis Vasto. Ecco un ospite da San Salvo, si presenta e ci dice perché partecipa.
Fabio, da ciclistica di San Salvo, partecipo perché è bello stare tutti insieme. Grande Fabio! E basta. Ok, grazie. Ecco, prendiamo qualche altro partecipante, ecco, abbiamo il signor Nicolino, Nicola Fioravanti, un grande ciclista, socio del Cicloclub Vasto. Nicola, allora oggi è una bella manifestazione, ci allieterai anche con la tua voce, che ci dici di oggi? Ma io penso che oggi riuscirà una bella manifestazione, anche visto le condizioni atmosferiche. Poi abbiamo un grande organizzatore qual è Antonio, il nostro presidente, e mi auguro che proceda tutto bene. Solo che è uno scansafatiche perché non viene con la bici. Vabbè, oggi non si può, ci dedicheremo ad altre attività. Ecco, qui abbiamo il nostro sponsor, uno degli sponsor del Cicloclub Vasto, il signor Iaci Donatello, che vedete è già pronto per la partenza. Donatello, saluta un po' chi ci vede e ci ascolta. Assolutamente sì, giornata stupenda, clima ideale, affluenza ottima, quindi speriamo di svolgere una giornata fantastica e soprattutto di divertimento e passione per la bici. Con noi oggi anche la Vastese in bike e il suo presidente Nicola della cantina Iaci Marchesani, che questa notte ha volato dal Canada in Italia e adesso sta con noi per pedalare. Nicola, saluta un po' chi ci ascolta e ci vede. Beh, ciao a tutti, è stato un piacere essere qui presente. La manifestazione organizzata dal Cicloclub non potevamo che mancare. Come ha detto il presidente, giornata impegnativa, che sono rientrato stanotte da Vancouver, però come dicevo, non posso mancare a un evento del genere dentro casa. Grazie Nicola, buona pedalata, alle prossime. Speriamo di farci una pedalata bellissima. Oggi la giornata ci accompagna, veramente un caldo. Cominciamo già da quest'ora con un bel caldo, quindi si prevede una giornata impegnativa. Grazie Nicola, buona pedalata. Con noi oggi a pedalare per le colline vastesi anche il team Audax Vasto, faranno per loro qualche piccola pedalata. Loro sono abituati a fare centinaia e centinaia di chilometri, oggi ne faranno sicuramente meno, però ci tenevano ad essere con noi, di questo li ringrazio. Il presidente Pasquale ci saluterà. Sì, grazie al dottore, è un onore partecipare perché il dottore se lo merita tutta Vasto, e niente, noi siamo contenti di partecipare a questa manifestazione. Grazie, ora ti passo il segretario di 1200 chilometri. Saluta. Buongiorno a tutti, niente, è bello, io purtroppo non posso pedalare perché ho dei problemi, quindi faccio così, la mia presenza dando una mano al nostro grande dottore. Quindi niente, una bella manifestazione, speriamo che ne seguiranno delle altre e poi speriamo bene, insomma. Allora, Sindaco Mella, una bella manifestazione sportiva oggi. Questo ciclo raduno rientrava inaspettando il giro, purtroppo il tempo l'ha fatto spostare, ma oggi c'è stata tanta partecipazione. Tantissimi ragazzi, tantissime persone, una bellissima manifestazione legata al Giro d'Italia, i tanti eventi organizzati sul Giro d'Italia, a completamento di una grandissima manifestazione di rilievo nazionale che ha dato grande lustro a Vasto. In questi 3 anni di amministrazione, 2 volte il Giro d'Italia è passato a Vasto e quest'anno con una partenza meravigliosa. Mi auguro che in futuro ci sia un'altra occasione di vetrina, di sport, di cultura, di associazionismo. Assessore, questo ciclo raduno anche a un anniversario importante, quello dell'ABIS. Sì, come diceva lei giustamente, collegato a una grandissima associazione a livello mondiale, l'ABIS, che contempla numerosissimi soci che si mettono al servizio della città, dei cittadini e di chi ne ha bisogno. Come diceva il sindaco, una grande manifestazione di sport oggi, una bellissima giornata per la nostra città, come degno completamento di un tour che ha visto il Giro d'Italia ancora una volta di passaggio e presente a Vasto. Quindi ecco, siamo felici e orgogliosi di aver ospitato anche questa manifestazione oggi. Sindaco, alla fine ci sarà anche il pasta party, giustamente questo è un ciclo raduno amatoriale, è importante la salute, è importante il divertimento, quindi dopo gli sforzi bisogna reintegrare.
Dopo gli sforzi bisogna reintegrare con prodotti di qualità del territorio, e quindi ci sarà un momento di incontro gastronomico con i prodotti della nostra cucina, della nostra tradizione, esaltando l'olio extravergine d'oliva, esaltando il pomodoro di collina, esaltando il basilico fresco, il peperoncino e come sempre la pasta, che è a fondamento della nostra tradizione e del nostro benessere alimentare.